Siamo alla fine di una giornata straordinaria. Non è giovedì, è ancora mercoledì, ma abbiamo preferito anticipare al mercoledì santo sera la celebrazione della Santa Messa Crismale per facilitare sia la partecipazione di tutti i sacerdoti, ma anche di tanti, tanti cresimandi, le loro famiglie, le rappresentanze delle varie associazioni, insomma della comunità diocesana. L'ho sentita stretta intorno non solo al vescovo, ma intorno al clero, ai vari parroci che erano tutti presenti. E per cui questo segno proprio di comunione ecclesiale che si realizza nell'Eucaristia diventa poi, ecco, la comunità che cresce nella conoscenza, cresce con la grazia di Dio, ma deve crescere anche attraverso i segni, come nel battesimo diventiamo figli di Dio e membri della Chiesa, con la cresima facciamo una scelta ancora più responsabile, più consapevole, perché lo Spirito Santo ci rende pienamente apostoli, annunciatori, testimoni dell'amore di Gesù. E allora l'augurio è che la benedizione degli oli e soprattutto l'unzione con il Sacro Crisma aiuti la comunità diocesana a crescere nella carità, nell'amore, così anche la consolazione per gli ammalati con l'olio degli infermi sarà non solo e non tanto il sacramento prima di morire, ma il sacramento che alimenta la speranza di chi è nella sofferenza e di chi un giorno, ma come anch'io, come tutti, dovrà vedere il Signore faccia a faccia, sospinto dalla preghiera di tutta la Chiesa. Buona Pasqua a tutti.